Spazzatura elettronica. Questa è spazzatura elettronica, ma è anche una fonte di componenti elettronici. Una fonte gratis se riuscite a recuperare queste cose. Io recupero sempre le schede degli oggetti che smonto, ogni tanto ne trovo anche buttati via. E dentro certi limiti conservo le schede che contengono componenti utili. E mi hanno chiesto recentemente: perché non fai un video su come si fanno le saldature? Ebbene, farò il video su come si fanno le saldature, ma anche su come si fanno le dissaldature, su come io dissaldo i componenti per recuperarli, riutilizzarli, e su come io faccio le saldature, perché ovviamente magari qualcuno le farà in modo diverso, ma chissà. Cominciamo a parlare innanzitutto dei saldatori. Ci sono saldatori di diverso tipo. Questa è una stazioncina saldante economica cinese, presa tempo fa, una regolazione di temperatura, delle punte che si possono cambiare. Poi qua abbiamo un saldatore a pistola, grosso, che vi farei vedere funzionare se non fosse appena caduta in terra la ciabatta, maledizione. Poi abbiamo un altro tipo di saldatori che io amo tanto, che sono quelli a stilo. Questo è un Philips anni 80. Il tasto qui l'ho modificato io perché il tasto originale è andato perduto. E questi hanno delle punte di questo tipo. Questa è una punta rovinatissima. Qui ce n'è un altro, un Ewig, a cui manca la punta e manca anche il tasto. Però questi sono veramente carini, sono 15-30 watt, 15 watt e poi premi il tasto e diventano 30 watt, anche questo qua è un 15-30. E 15-30 watt è la, diciamo, è sempre stato il wattaggio perfetto per dissaldare e saldare componenti elettronici prima dell'avvento del maledetto stagno ROHS. Ora, si sono inventati una decina d'anni fa, forse più, questa maledetta normativa per cui lo stagno adesso è senza piombo. E quindi è una lega di tipo diverso. Vedete, già mi sento male a parlarne. Perché lo stagno senza il piombo si comporta in un modo orripilante. È molto più complicato da saldare e da dissaldare. E che ne dica chi mi sta ascoltando in questo momento: ma basta che alzi la temperatura, basti che usi il saldatore giusto. No, sono stronzate, perché alzare la temperatura vuol dire scaldare molto di più sia i componenti sia le schede, e schede che vengono montate con processi industriali come questi alimentatori, per esempio, con lo stagno ROHS, vengono saldati dal costruttore in un modo semplice con dei macchinari, ma per dissaldarli e metterci le mani sopra è un vero inferno, e lo vedremo anche con un saldatore da 100 watt come questo, ma anche con la stazione saldante che si può regolare a 450 gradi. È veramente un casino, è veramente uno schifo, e io consiglio a tutti sempre, quando si lavora sull'elettronica, di comprare lo stagno al piombo. Questo è un 60-40, vedete, stagno 60, il resto è piombo. 60-40. Tra l'altro, per usi militari si usa lo stagno al piombo, e ci sono diversi motivi per questo. Io ho trovato tempo fa questo studio che parla dello stagno ROHS 10 anni dopo. I problemi di corrosione rimangono. Perché? Perché questo stagno ROHS purtroppo crea dei problemi alla circuiteria. E qui si parla di corrosioni, produzione di solfato di rame, sulfide. Sulfide non è solfato, è solfuro forse di rame. Se qualcuno lo sa me lo può dire. Rame e argento si corrodono, formano solfiti. È un bello studio che spiega tante cose. Poi c'è questa crescita di cristalli che si chiamano thin whiskers, che è un grosso problema sulle saldature fatte con lo stagno ROHS, perché questi thin whisker possono crescere fino ad andare a toccare altre piste e quindi creare dei cortocircuiti. Questo succede, guarda caso, moltissimo sulle schede costruite con lo stagno ROHS.
migrazioni ioniche, insomma ci sono un sacco di problemi con lo stagno RHS. E poi adesso qua non riesco a trovarlo, forse, non lo so, però c'è uno studio, ecco, questi sono altri tipi di problemi con corrosioni, qua abbiamo delle conclusioni, ok, vediamo se riesco a trovare un altro studio perché è molto interessante. E forse l'ho trovato, è uno studio, credo della Comunità Europea a questo punto, sull'RHS e sulla direttiva Wii, che non mi ricordo bene cosa sia. Questo studio è un po' lunghetto, 369 pagine, però è una interessante lettura. Ecco, si parla l'analisi dell'impatto ambientale, che è il motivo per cui è stata fatta questa stronzata. Andiamo a pagina 25 e vediamo se riusciamo ad arrivarci. Ed eccolo qua, a pagina 240 di questo studio, che è questo, troviamo un rendiconto sugli effetti della sostituzione del piombo nelle saldature. In base ai risultati, bla bla bla, implementazione di ROHS che sono i più alti rispetto a qualsiasi tipo di sostanza ROHS, perché l'ROHS riguarda un sacco di sostanze, non solo il piombo nelle saldature, è stata performata una revisione di letteratura per guardare gli effetti della sostituzione del piombo nelle saldature. According to Hunter 2002, ecco, lo stagno per saldatura impatta meno dello 0,5% del consumo mondiale di piombo. Ok? Non solo, ma da quello che dicono, a parte gli effetti positivi sull'ambiente, che sono solamente lo 0,5%, ricordiamo, quindi un cazzo di niente, la sostituzione del piombo nelle saldature può anche avere effetti negativi per l'ambiente, tipo smog fotochemico, fotochimico, particolato aereo, eccetera, eccetera. Non c'è consenso su questa cosa, però insomma, io vi sto dicendo questo perché questo stagno ROHS è una merda, e il fatto di averlo fatto, di averlo proibito solamente per motivi ambientali, è una cazzata, perché lo 0,5% del consumo mondiale di piombo dovuto a questo è una cazzata. La vera realtà è che i circuiti fatti in questo modo si sfasciano prima e le aziende ne godono. Questa è la realtà. La spugnetta va bagnata. Questo saldatore ha una spugnetta e lo vedremo, facendo uno schifo ovviamente, lo vedremo, serve per pulire la punta del saldatore. Ora il nostro saldatore è già bello caldo, noi lo prendiamo e puliamo la punta. Non è proprio il massimo, questa punta è molto usata, consumata, è stata abusata, e quindi così. Altre cose utili per dissaldare o per saldare: la cosiddetta pasta salda. Qui ci sono due scuole di pensiero, c'è chi dice che non si deve usare e c'è chi invece la usa. Io sono per usarla perché facilita tantissimo. Dovreste avere l'accortezza di trovare la giusta pasta salda. Io ho questa, che è molto antica, vintage, e però funziona. Di solito la pasta salda è fatta con cloruro di zinco o qualcosa del genere. A volte può essere un po' corrosiva, quindi va tolta, va pulita dopo aver fatto le saldature. Se invece dovete dissaldare, sti cazzi. Altre cose utili, vediamo. C'è la famosa trecciola dissaldante che avete visto usare in un mio precedente video, che è questa, la cosiddetta soldering wick, anzi desoldering braid. E questa la appoggi sul componente che vuoi dissaldare, scaldi e questa trecciola si suca lo stagno. E questa è utile. Poi vabbè, lì c'è anche il flussante, quello speciale per lavorare sugli SMD, ma questo esula dallo scopo del nostro video, che è saldare e dissaldare. Ora, come dico sempre a chi vuole imparare a saldare, deve prima imparare a dissaldare. Dissaldare componenti, recuperare componenti. Cosa che ora faremo su qualche scheda di recupero. Abbiamo un video serissimo oggi. Quindi, dissaldare componenti, pasta salda,
un po' di stagno, perché serve sempre dello stagno, serve spesso, diciamo. Saldatore ben caldo. E a questo punto cosa fare? Proviamo questo. Questa è una schedina, vedo che ha delle lampadinette che sono interessanti e dei transistorini che deciderò di recuperare. Un paio di condensatori che potrebbero essere buoni, ma sono abbastanza invecchiati, quindi non so se li recupererò. Ma sì, come faccio io per dissaldare? Beh, la cosa più semplice è punta pulita, goccia di flussante, di pasta salda, si intinge questo. Dopodiché io con una mano tengo il componente, lo tiro leggermente e appoggio il saldatore. Con le dita tiro da una parte, tiro dall'altra. E se non bestemmio troppo, questo componente a un certo punto verrà fuori. Mi è scappato perché è scivoloso. Faccio dall'altro lato. Ok, vedete lo stagno che si scioglie subito e la mia lampadinetta mi è rimasta in mano. Quindi facilissimo, una. Ora dissaldo anche l'altra. Tiro con le dita e sono due. Proviamo a togliere anche questa. Ecco fatto, e sono tre. Forse quella era rotta, aveva un piedino rotto, vediamo. Qua ce n'è un'altra. Io con la punta posso anche scaldare due parti insieme e tiro e automaticamente il mio pezzetto viene fuori. E per finire questa. Riscaldo tutte e due, tiro ed è uscito. Proviamo i condensatori. Con i condensatori si può fare nello stesso modo, io lo tengo così e tiro. E scaldo. Ci mette un po', vedete? E allora io lo giro da una parte e poi lo tiro dall'altra. E a volte bisogna giocarci un po'. Ecco fatto, e il condensatore è uscito. Dissaldiamo anche questo. Ora qua lo faccio con un'altra tecnica, lo muovo di lato, quindi muoverò questa parte e dissalderò il piedino che sto muovendo. Ecco, ed è uscito, vedete, è uscito lui, però è rimasto l'altra attaccata. A questo punto faccio la stessa cosa, muovo dall'altra parte e questo coso mi rimane in mano. E ho dissaldato. Transistor. I transistor hanno tre piedini ed è un po' più complicato. Bisogna vedere come sono orientati per capire quale tirare. Di solito ce n'è uno su e gli altri due giù. Allora io quello che è su lo spingo in basso, dissaldando. Vediamo se ci riesco. Quasi, è uscito un pochetto. E dopodiché l'altro, e tiro dalla parte opposta per farlo uscire. Ci mette un po' a scaldare e allora pasta salda e si scioglie immediatamente lo stagno. Poi passo sull'altro, lo tiro dall'altro lato. I transistor sono un po' più complicati, diciamo. A volte io cerco di scaldare tutti e tre i piedini in modo da poter tirare, ma questo è particolarmente ostico e mi sta facendo già bestemmiare. Sì, potrei usare la stazione d'aria calda, potrei scaldare uniformemente, bla bla bla. Però io intanto vi sto facendo capire come usare il saldatore. Allora, scaldiamo di nuovo qua e tiriamo fuori. Scaldo qua e tiro fuori. Vedete, li ho già staccati questi due. Ora scaldo questo con un po' di pasta salda. Tiro fuori. E ora è uscito anche lui. Ci sono rimasti di nuovo questo e questo. Ed eccolo qua, il transistor è uscito. Va bene, adesso mi passo il tempo a dissaldare questi e poi proviamo, che ne so. Ah, questi diodi. Vi serve un diodo? Ok, allora ci vado così su questi. Ci vado da sopra, scaldo e poi premo col saldatore. In teoria questo dovrebbe far uscire il piedino dall'altra parte. Però, come pulisco queste piste?
con questo stagno fuso. Semplice, scaldo e sbatto e lo stagno cade. E ora potete vedere i piedini. Questi non escono perché i piedini sono stati piegati. Questo a volte è un problema quando si devono dissaldare i componenti. Qui si vede che il piedino è piegato. E questo li tiene incastrati alla scheda. Quindi in teoria io dovrei prendere questi piedini, raddrizzarli. Ora ne raddrizzo uno, ovviamente scottandomi. Ecco, ora questi sono dritti. Vediamo questi qua. Prima facciamo un po' di pulizia dello stagno. Si scalda e si sbatte. Ok? Se siete particolarmente... Se siete particolarmente atti alla bestemmia, potete scaldare e raddrizzarli con un colpetto con la punta del saldatore, ma bisogna essere, bisogna avere un po' di mano. Vedete, io lo prendo e tiro e lui si raddrizza. A questo punto questi sono raddrizzati, già praticamente si muovono. Posso usare una pinzetta per tirare su, se ci riesco. Va bene, prima premiamo questi dentro, scaldo e li schiaccio. Ecco fatto. E lo stesso questi, scaldo e li schiaccio. E si sono alzati, vedete che sono più alti. Probabilmente posso già, ecco, posso già toglierli da questo lato. Ecco, uno è caduto, l'ho già dissaldato. Questo qua, se vogliamo, ci gioco un attimo e lui viene fuori. Ovviamente sto recuperando pezzi da schede di cui non me ne frega niente. Questa non esce perché vuole le bestemmie e noi bestemmiamo e lui esce. Ricordatevi che le bestemmie aiutano. Questo è un metodo che uso su schede di cui non me ne frega niente. Questa roba andrà poi buttata e quindi posso usare tutta la violenza necessaria. Ora ci sono schede un po' più complicate con oggetti un po' più grossi da dissaldare, tipo questo amplificatore, questa scheda di un amplificatore audio che conteneva delle cose, tipo questo integrato qua, che come vedete ha una fila lunghissima di piedini. E qua andarli a dissaldare uno per uno è un casino. Potrei usare il succhiastagno, che è un altro oggetto interessante, che possiamo provare subito. È una pompetta aspirante. Questo è uno di quelli manuali, esistono anche succhiastagni automatici, sono stazioni dissaldanti, vengono chiamate. E qui semplicemente si scalda il pad e quando è caldo si applica la pompetta e si aspira. E come vedete questo piedino adesso è completamente libero e si muove. Non so se si vede, ve lo zoomo. Eccolo lì, vedete che l'ho dissaldato? Ora, il metodo corretto qui per non danneggiare questa roba sarebbe proprio questo, e cioè piedino per 3,14 andare a scaldare ogni pad e dissaldarlo. Cosa che farò. Ci vuole un po' di pazienza, ogni tanto ci vuole bestemmie. Ora, io riesco a fare questa cosa, come vedete, in modo veloce, semplicemente perché questo è stagno al piombo. Che vi assicuro che se questo fosse stagno ROHS senza piombo, in particolare cinese, voi non riuscirete mai a fare una cosa del genere. Perché lo stagno senza piombo è un vero inferno. Questo ci mette un po' di più, perché? Perché la pista qua è molto grande e quindi dissipa il calore. Quindi c'è bisogno di più calore da parte del saldatore rispetto a queste. Quando lavorate abbiate sempre una aspirazione dei fumi, perché questo fumo non è bello respirarlo. Io ho un aspiratore sopra di me, anche se voi non lo vedete e non lo sentite, ma fidatevi. La sicurezza è importante. Ecco, quasi finito.
Ecco fatto. Vediamo se esce. Basta muovere un pochetto. Vedete, i piedini si muovono tutti. Allora si può provare a usare un po' di odio. Ma come vedete è ancora attaccato. Bisogna forse agire. Ecco, c'è questo che è attaccato, questo rompicoglioni qua. Vediamo. Ecco fatto. E abbiamo dissaldato il nostro STK3042, che non ricordo cos'è, ma penso che sia un preamplificatore. È venuto molto bene. Sono contento. Altro metodo, questo è un po' più delicato e non mi va di tirare. Allora io cosa faccio per dissaldare questa fila? O ci vado con la pompetta aspirante, bla bla bla, oppure pratico la violenza. Praticare la violenza vuol dire scaldare tutta la fila in modo più o meno uniforme, quindi vuol dire applicare dello stagno nuovo su tutta la fila. Ecco fatto. Io nel frattempo provo a tirare leggermente, prima da un lato. Ecco, sentite che si muovono, poi dall'altro, e faccio scorrere il saldatore. Da una parte e dall'altra, non so se si vede. Sto piegando un po' la scheda. E prima o poi si staccherà. Ecco fatto. Vedete, non è proprio un bel sistema, perché questo pin l'ho tirato un po' malamente. Però questo lo raddrizziamo con cautela, perché questa cosa è abbastanza delicato, e abbiamo un modulo amplificatore stereo. Io spero che si sia visto nel video quello che ho fatto. Avrei potuto usare l'aria calda qui per scaldare tutto, ma spesso l'aria calda crea un sacco di problemi. Condensatori giganteschi, vediamo. Questi sono due piedini, allora io li muovo da un lato e dall'altro. Quindi adesso me lo tiro da questo lato e dissaldo il piedino corrispondente. Qua ci vuole un sacco di potenza. E se questo fosse stagno senza piombo, io non riuscirei. Vedete, l'ho già mosso e lui si è piegato. Ora lo muovo dall'altro lato, spingo e scaldo, scaldo e spingo, ed è uscito. E voilà. 50 volt, 10.000 microfarad, carino. Mi saldo anche l'altro, va. Quindi, da una parte e dall'altra. Di nuovo e via, ed è caduto pure lì. Ed ecco una scheda con lo stagno ROHS di merda. E adesso noi proveremo a dissaldare qualcosa da qui, a partire per esempio da questi condensatori, che sono belli grossi, sono incollati anche al PCB. Vediamo se riusciamo a smontarli. E quindi qua stessa cosa, scaldare. Allora, vediamo questo qua grosso. E come potete già vedere, questo stagno del cazzo non ne vuole sapere di sciogliersi. E non si scioglie. Ora, se io devo alzare la temperatura, tra le tante cose, vedete, lo scavo e lui rimane lì, semisolido. Guardate che merda questo stagno.
spariamo la temperatura, portiamola a 400 gradi, ok? E aspettiamo un po' e riproviamo. E questo stagno non si scioglie perché è una merda priva di piombo, una cazzo di merda priva di piombo. Questo stagno del cazzo, hai voglia a provarci, non si scioglie. Proviamo un po' di qua che c'è meno rame che fa da dissipatore di calore, forse qua ce la facciamo. E anche qua vedete che ci devo stare un bel po' prima di cominciare, ecco, ora si sta sciogliendo. Però se ne è sciolta metà, l'altra metà, ecco, ora sì. Però io devo tirare questo, quindi mi serve più calore qui. Allora, cosa faccio in questi casi dove devo bestemmiare? Io aggiungo stagno con il piombo. E quindi gli aggiungo dello stagno decente. E come vedete lui si scioglie immediatamente. E quindi riesco a tirarmi il componente. Ora tiro da quest'altro lato. Qua devo starci un po' di più. Ecco, uscito. Qua c'è lo, adesso c'è lo stagno col piombo, guardate come si scioglie veloce. Ecco, è uscito. E guardate la differenza, ancora qua è meno lucido, perché c'è ancora dello stagno senza piombo. E qua è diventato veramente opaco. Ed ecco fatto, ho dissaldato alla fine, dopo un po' di bestemmie, anche questo gigante, condensatore gigante. Proviamo questo. Ho dovuto tirare la temperatura a 400 gradi. E anche qui, vedete, se non aggiungo dello stagno ci devo mettere un po'. Questo stressa la scheda, stressa il componente, stressa la punta del saldatore. Allora io che faccio? Aggiungo stagno nuovo che contiene il piombo, il benedetto piombo, da una parte e dall'altra. Dopodiché posso andare a dissaldare. Ecco fatto, ed è venuto fuori anche lui. Vogliamo provare questo MOSFET? Proviamoci da qua. Guardate quanto cazzo di tempo ci devo stare per scaldare. Questo forse è già stato risaldato, che vedo della pasta salda che aiuta un poco, ma guardate qua, io non riesco a... Io tiro da dietro con le dita. Questo stagno è veramente un troiaio. Niente, mi sono già rotto i coglioni, aggiungo stagno. 1, 2 e 3. Ora con lo stagno aggiunto io faccio così. E praticamente posso spingere via il componente usando lo stesso saldatore. Ed è caduto da solo, non so se avete visto. E cosa è rimasto attaccato a questo componente che ora sarà bollente? È rimasto attaccato il merdoso stagno senza il piombo, merdoso, perché lui non si è sciolto, quindi lo devo andare a togliere così. E via. E se volessimo saldare, e giungiamo finalmente al discorso saldatura, dopo che avete imparato a dissaldare i componenti
e quindi prendere dimestichezza col saldatore. Adesso vi direte come saldiamo. Adesso vi faccio vedere il modo sbagliato. Userò un pezzo di filo e diciamo che io questo pezzo di filo lo spello e lo voglio saldare su uno di questi contatti qua. Quindi cosa fa la gente? Spesso nei tutorial di YouTube vedo cose orrende. Si mette così, prende lo stagno con la punta fa una palla, poi si mette qua e attacca la palla. Come vedete non attacca un cazzo. Allora ne prende un altro po', gliela mette su, finché dice, ah guarda, ecco, ho fatto la saldatura. Andiamo a vedere questa saldatura. Vedete, si sta già staccando e si è staccata. Io vedo un sacco di tutorial fatti così, con queste saldature a minchia. Ora vi spiego un attimo qual è la situazione. Primo, punta pulita con pasta salda. Secondo, per saldare due cose insieme bisogna prima stagnarle in modo indipendente, cioè metterci dello stagno pulito. Come si fa? Si stagna con lo stagno, si mette lo stagno sulla parte da saldare e si squaglia direttamente sul pezzo. E guardate che magia succede, che lui appiccica benissimo, perché qui dentro c'è del flussante che permette allo stagno di aderire bene. E qui ho messo dello stagno nuovo. Ora cosa devo attaccare? Devo attaccare questo. Primo, non lo spello 20 cm, lo spello il minimo necessario per collegarlo in modo sicuro. Poi va stagnato anche lui, quindi prima bisogna stagnare tutte e due le parti. Quindi stagniamo il filo, ok? Deve diventare bello lucido e ricoperto di stagno. A questo punto, se io ho tre mani, posso mettere lui qua, mettere il saldatore con lo stagno nuovo, ma siccome non ho tre mani, allora mi concedo questa licenza perché ho già stagnato le due parti. Prendo un po' di stagno nuovo e glielo sbatto sopra. Ed ecco fatto. E questa, diciamo, è una saldatura discreta, non è fatta bene, insomma, è discreta, però questa non si... Potete spaccare il filo, ma non la saldatura. Per i componenti che vanno montati sulle schede, invece, il discorso è differente. Diciamo che io voglio mettere un... voglio ricollegare quel transistor che ho tolto, che adesso non trovo più dove cazzo è finito. Ecco, gli metto questo. Diciamo che questo lo voglio saldare qui, ok? Allora, come prima cosa lo posiziono. Pulendo i piedini. Poi, se voglio aiutare la saldatura, io a volte faccio questo sui componenti ostici o anche sui fili, per stagnare fili che non si stagnano per motivi vari. Io faccio questo, glielo ficco un attimo nella pasta salda e poi glielo ficco qui, lo metto nel mio PCB. Ecco, lo posiziono e a questo punto mi escono i piedini fuori. Ok? Se il pezzo deve tenere da solo, allora piego leggermente un piedino in modo che lui sta a testa in giù. A questo punto posso saldare. Qui ovviamente il discorso è differente. Adesso lui mi appoggia perché mi ha già rotto il cazzo. Il discorso è differente. Qui devo scaldare il pad dove devo fare la saldatura, spero che voi lo vediate, magari zoom. Ok, devo scaldare il pad di rame, devo scaldare contemporaneamente con la punta pulita il piedino e a questo punto applico lo stagno. Ok. Sperando di non metterne troppo. Ora qua ho il saldatore con la temperatura un po' troppo alta e ho fatto un macello, però certo, perché lo stagno tende a uscire anche da questo lato. Ma io adesso mi dedico agli altri piedini.
sto saldando una cosa grossa, poi vedremo componenti più piccoli. Ecco fatto, queste due mi sono venute meglio dell'ultima, ma in realtà se riuscissi a inquadrarle, dai, non sono male. Si forma questa forma di cono, magari c'è un po' troppo stagno. Per me vanno bene così. Qualcuno potrà dire, ah, queste saldature fanno schifo perché qua e là. Sono anche gusti personali. C'è sicuramente chi è più bravo di me. Ora io questi pedini li raddrizzo e questo componente me lo ridissaldo. A volte, ma dico a volte, è possibile dissaldare col metodo Stravinsky, che proveremo adesso. Vuol dire usare la violenza. Io adesso scaldo questo piedino di componente e poi sbatto con odio. Così. E come vedete il piedino si è automaticamente liberato, vedete che si muove. Lo stesso faccio con questo qua, scaldo e immediatamente sbatto, dopodiché faccio con questo qua l'ultima parte, scaldo e sbatto. E a questo punto il mio componente è libero, con l'uso della violenza. Ora mettiamo il caso che io voglia inserire un componente qui, dove dice R120, qui. Però i buchi sono tappati, allora li devo stappare. Posso fare due cose, posso mettermi lì con il succhia stagno e aspirare, ma non so se ci riesco perché questo è stagno senza piombo e quindi è schifosamente difficile da dissaldare, anche perché vediamo se riesco, forse sì. Sì, ci sono riuscito. Quindi vedete, sto sbloccando questi due fori. Vediamo se riesco a farlo anche su questo. Scaldo. Ecco fatto, perfetto. Ora diciamo che io qua gli voglio infilare una resistenza di valore casuale che mi sono trovato. E gliela ficco qua. Ok, io gliela ficco qua. Questi non si stagnano prima, di solito i piedini dei componenti sono già, di loro sono già stagnati. A questo punto stessa cosa che ho fatto prima, ingrandiamo e mettiamo possibilmente in modo che si veda. Punta da pulire un attimo con la pasta salda o sulla spugnetta. Stagno nuovo al piombo. Qua è una questione di tempo, bisogna scaldare, stagnare e via, fatto. Scalda, metti lo stagno e via. E non si vede un cazzo, eccolo qua, saldato perfettamente. Importante è scaldare bene il pad dove io ho infilato il componente, cioè questo, per dire, questo pad qua va scaldato per bene, e anche il componente stesso, il piedino. Si scaldano tutti e due e poi si mette lo stagno giusto un attimo, ok? Non si sta 3 ore a bruciare il componente e bruciare la scheda. Io non lo so, mi sa che abbiamo esaurito l'argomento qui. Dissaldare è bello, perché si recuperano un sacco di cose. Questi sono componenti che ho recuperato in una decina di minuti. Potenziometri, condensatori, questi a prenderli nuovi costano un pacco di soldi. Certo, bisogna vedere se funzionano, perché sono, ripeto, usati. Però un integrato così, a parte che oggi non si trova più, penso. Questa è una bella bestia. Interruttori, vabbè, questi non li ho dissaldati. MOSFET, regolatori di tensione, resistenze di bassissimo valore, diodoni, i cosiddetti diodoni, che dovrebbero essere degli scotti, diodi scrotti, relè, a comprarli questi costano un po', ce ne sono molti su varie schede. Ovviamente dovete capire cosa tenere e cosa no. Per esempio, i condensatori su schede cinesi come queste io non li recupero mai, perché sono condensatori del cazzo, marca Chuang o simili, e sinceramente no. Un relè della Chengyuan, ma non lo so,
Non è che mi fidi molto dei relè della Chengyuang. Resistenzoni ceramici. Bene o male i ponti raddrizzatori dovrebbero essere ok. Questi costano, costicchiano anche loro. Qua c'è un altro amplificatore integrato da credo 60 watt. E insomma, questo è quanto. Spero di non avere annoiato il pubblico. Se avete domande su saldature e dissaldature, prima di spegnere, cioè quando spegnete il saldatore, mi raccomando, pulizia della punta, pulizia sulla spugnetta e aggiungete alla punta, se riuscite a non essere imbranati come sono io, un po' di stagno nuovo. Dopodiché lo sbattete a terra o sui vostri vestiti e potete posare la punta, che rimarrà bella stagnata e protetta nei secoli dei secoli. Dimenticavo un compendio al metodo Stravinsky, cioè quando c'è un componente come questo che dissipa molto calore, che è saldato con quello stagno di merda che non si vuole dissaldare, allora c'è un altro sistema, che è il sistema della violenza bruta, con cui disarticolare i piedini del componente spaccando il PCB, estraendo il componente bestemmiando, vedete, così, finché non vi restano in mano i piedini, sperando di non spaccare il componente stesso, in qual caso avrete comunque una soddisfazione. Poi con la tronchesina andate a tagliare ciò che resta del PCB maledetto. A questo punto potete dissaldare uno per uno i piedini. Se si riesce a sciogliere questo stagno del cazzo. Ecco, vedete, e avete così recuperato il vostro componente senza perdere tempo e anima. Ora questo pedino è piegato, quindi questo non uscirà mai, però insomma avete capito qual è il metodo. Se qualche pedino è piegato, voi con lo stesso uso della violenza fatto prima e possibilmente con una tronchesina migliore della mia, di andare a raddrizzare il piedino, una pinza come questa, in modo che poi potete andare a scippare il componente. Ed ecco fatto. Ecco, ho recuperato un ponte raddrizzatore senza troppe bestemmie e voilà. Cioè non riesco a non farvi vedere l'orrore. Guardate questo cazzo di stagno senza piombo. Ho la punta del saldatore a 450 gradi e non c'è verso di sciogliere questa merda se non bestemmiando in un modo atroce. Guardate che cazzo di stagno di merda si sono inventati sti bastardi per fottere soldi, perché quello è lo scopo. Ora glielo lascio appoggiato lì e niente, non si scioglie, come vedete non si scioglie. C'è un cazzo da fare. Che stagno di merda. Poi voglio dire, tanti auguri a dissaldare qualcosa saldato con questo cazzo di stagno senza piombo, perché voi pensate di riuscirci, poi guardate di qua e vi accorgete dell'orrore di tutte le piste strappate dall'altro lato, perché nel tirarlo la temperatura non ha sciolto lo stagno,
ma ha distrutto il PCB da cui avete dissaldato il pezzo e quindi sono venute via le piste e anche la pista di collegamento interno, questa qua, questo cappelletto che si vede qua di rame, che ora spero di poter togliere dal cazzo, perché ripeto, potete farlo su componenti, su schede di recupero, ma su un oggetto da riparare, tanti auguri, dovete fare molta molta attenzione. Non riesco neanche a pulirla, questa è veramente incivile, questo stagno è una cosa incivile. Questo qua è qualcosa realizzato appositamente, sarò un complottista, ma i produttori ci godono su questa situazione, ci godono, perché rende le riparazioni molto più fastidiose, non necessariamente complicate, ma fastidiose. È un fastidio, il fastidio di vivere. Ultimo esperimento, e purtroppo si vedrà sfocato perché le vibrazioni hanno problemi con la messa a fuoco. Dissaldiamo, proviamo a dissaldare questo con l'aria calda e vediamo cosa succede. Ora io ho l'aria calda sparata a 380 gradi. E qua, come vedete, mi si piega il circuito stampato, ma non esce il componente. Praticamente sto sciogliendo il PCB. E non c'è verso. E questo è lo stagno ROHS di merda. Guardate come cazzo sto piegando la scheda qua, vedete? E lui è rimasto lì. La scheda qua è bruciata, lo stagno è bello solido, il componente non esce. Ora lo bruciamo del tutto e vediamo un po' che cazzo succede. Niente, non viene fuori. Oh, ecco, ho strappato il componente e i piedini sono rimasti qui. Vedete? Qua ci sono i piedini e qua c'è il componente spaccato. Hanno ceduto i piedini. Questo è il merdoso stagno ROHS di merda.